Ciao fiamme, benvenuti nel luogo in cui esploreremo i misteri più oscuri, le storie paranormali più inquietanti e i crimini più impressionanti. Sono Matteo, colui che vi accompagnerà in questo viaggio emozionante nel mondo dell'ignoto. Lisa Stasi aveva 19 anni quando scomparve, insieme alla sua bambina Tiffany, dal Rodway Inn a Overland Park, in Kansas, il 9 gennaio 1985. 14 anni dopo, la tragica verità sarebbe emersa riguardo a cosa era successo alla figlia di 4 mesi di Lisa, aprendo le porte alle speculazioni sulla sua scomparsa. Quello che era iniziato come un caso di persona scomparsa si trasformò in un'indagine per omicidio, coinvolgendo un serial killer che aveva ingannato la polizia per quasi 2 decenni. Lisa sposò Carl Stasi nell'agosto del 1984 nella sua città natale di Huntsville, in Alabama, e partorì la loro figlia Tiffany il mese successivo. Carl e Lisa progettarono di rimanere a Huntsville per crescere Tiffany, ma Carl non possedeva un'assicurazione, quindi la coppia si trasferì a Kansas City. Il loro matrimonio andò in crisi e alla fine dell'anno Carl si arruolò nell'esercito e si trasferì nell'Illinois. Lisa e Tiffany si trasferirono alla Hope House, un rifugio per donne maltrattate a Kansas City. Lì conobbe John Edward Robinson. L'uomo si presentò a Lisa con il nome di John Osborne. Robinson presentò a Lisa l'opportunità di unirsi al programma Kansas City Outreach, un'organizzazione creata per assistere le giovani madri con vitto e alloggio mentre studiavano. Avevano grandi speranze per il suo futuro. L'uomo le provvise un lavoro a Chicago, un appartamento e un asilo nido per la sua bambina. All'inizio del 1985, Lisa e Tiffany si registrarono nella stanza 131 del Rodway Inn a Overland Park. La ragazza raccontò alla sua famiglia che il signor Osborne aveva organizzato e pagato per i suoi nuovi alloggi. Ma sentendosi inquieta, la cognata di Lisa la mise in guardia sulla strana generosità dell'uomo. La sera dell'8 gennaio, Lisa chiese a sua cognata di badare a Tiffany. Quando la donna tornò a prendere la bambina, disse a sua cognata che il signor Osborne la stava cercando. Quindi lo chiamò al motel e lasciò un messaggio. L'uomo si presentò a casa della cognata circa 25 minuti dopo per prendere Lisa e Tiffany, che salirono nel suo veicolo, presumibilmente per tornare al motel. Lisa lasciò la sua Toyota Corolla gialla e quasi tutti i suoi oggetti personali a casa di sua cognata. Quella fu l'ultima volta che venne vista. Più tardi quel giorno, Lisa chiamò la madre di Carl, piangendo istericamente e dicendo che qualcuno le aveva detto che sua suocera stava cercando di ottenere la custodia di Tiffany, affermando che lei fosse una madre inadatta. La madre di Carl la rassicurò, dicendole che non stava pensando di toglierne Tiffany e che la storia che stava sentendo fosse falsa. Lisa disse anche a sua suocera che qualcuno voleva che firmasse 4 fogli di carta bianca. Sua suocera la mise in guardia di non firmare nulla senza aver ricevuto qualche consiglio. Poi Lisa disse: «Ecco che arrivano!» e riattaccò il telefono. Quella fu l'ultima volta che qualcuno parlò con Lisa. La famiglia avrebbe detto agli investigatori che avevano ricevuto diverse lettere da Lisa in cui diceva che lei e la bambina stavano bene. In una c'era scritto: «Voglio ringraziarvi per tutto il vostro aiuto. Ho deciso di allontanarmi da questa zona e cercare di avere una vita migliore per me e Tiffany». John Edward Robinson nacque il 27 dicembre 1943 a Cicero, nell'Illinois. Era il terzo dei 5 figli, con una madre severa e un padre alcolizzato. Si iscrisse alla scuola privata maschile del Kingley Preparatory Seminary di Chicago, scuola per aspiranti sacerdoti, abbandonata dopo un anno per problemi disciplinari. Nel 1961 Robinson si iscrisse al Morton Junior College, situato a Cicero, e studiò per diventare tecnico dei raggi X, ma abbandonò gli studi 2 anni dopo. Nel 1964 si trasferì a Kansas City e sposò Nancy Yeo Lynch. Nancy diede alla luce il loro primo figlio,
John Jr. nel 65, seguito dalla figlia Kimberly nel 67, e nel 71 arrivarono i gemelli Christopher e Christine. Nel 1969, utilizzando credenziali contraffatte, Robinson ottenne un lavoro presso il dottor Wallace Graham come tecnico dei raggi X e fu arrestato per appropriazione indebita di $33,000 dallo studio medico. Ricevette 3 anni di libertà vigilata. Nel 1970, Robinson violò la libertà vigilata tornando a Chicago. Lì accettò un lavoro come venditore di assicurazione presso la R.B. Jones Company. Nel 1971 fu nuovamente arrestato per appropriazione indebita di fondi dell'azienda e gli fu ordinato di tornare a Kansas City, dove la sua libertà vigilata venne estesa. Ancora una volta, nel 1975 fu arrestato per frode. Nel frattempo, Robinson coltivò l'apparenza di un cittadino onesto e attento alla comunità, diventando un insegnante di scuola domenicale, capo scout e allenatore di baseball. Mentre si mascherava da cittadino onesto e devoto alla Chiesa, Robinson disse agli amici di essersi unito a un culto segreto di sadomasochismo chiamato Consiglio Internazionale dei Maestri e di essere diventato un padrone di schiavi, con il compito di procurare vittime a raduri dove sarebbero state torturate e violentate dai membri della setta. Nel 1984 Robinson fondò 2 società fraudolente e assunse Paula Godfrey, di 19 anni, come rappresentante delle vendite. Paula era interessata a intraprendere una carriera imprenditoriale. Disse alla sua famiglia che Robinson aveva preso accordi affinché lei e un gruppo di altre donne volassero a San Antonio, Texas, dove si sarebbero iscritte a un corso di abilità clericale. La famiglia di Paula, in seguito, disse alla polizia che Robinson era andato a prendere la figlia il 1 settembre 1984 per accompagnarla in aeroporto per il suo volo. Non fu mai più vista. Il padre di Paula volò a San Antonio per cercare sua figlia, quando lei non contattò la sua famiglia dopo diversi giorni. Lì scoprì che non si era mai registrata in hotel. Tornò quindi a Overland Park e trovò Robinson nel suo ufficio. Dunque, gli chiese di farsi contattare da sua figlia entro 3 giorni. Successivamente, i genitori di Paula iniziarono a ricevere lettere firmate dalla ragazza e con timbro postale di Kansas City. Portarono le lettere alla polizia, che indagò sul caso della scomparsa, che però sarà destinato a rimanere irrisolto. Pochi mesi dopo, Robinson incontrò Lisa Stasi. Lei scomparve e anche il suo caso si raffreddò rapidamente. Nel 1987, Catherine Clampett, di 27 anni, si trasferì in Kansas per cercare lavoro. Catherine si imbatté in una pubblicità per la società di consulenza gestionale di Robinson. Suo fratello disse che il testo dell'annuncio era strano, offrendo lunghi viaggi e un nuovo guardaroba. Robinson assunse Catherine e suo fratello si preoccupò quando lei non tornò più a casa dopo essere partita il 15 giugno 1987. Quindi denunciò la sua scomparsa alla polizia. Nel corso degli anni successivi, altre 4 donne sarebbero scomparse. Nel corso degli anni, Robinson scoprì internet e installò 5 computer a casa sua per iniziare a cercare le sue vittime. Usando diversi soprannomi, tra cui Slave Master, adescava online le donne a cui piaceva interpretare il ruolo di partner sottomesso. Nel 1999 usò internet per incontrare Izabela Lewiczka, di 21 anni, una studentessa d'arte e immigrata polacca che viveva in Indiana. Quando si trasferì a Kansas City, Robinson diede a Isabella un anello di fidanzamento. La portò all'ufficiale di stato civile della contea, dove pagarono una licenza di matrimonio che non venne mai ritirata. La ragazza firmò anche un contratto di schiavitù di 115 pagine che dava a Robinson il controllo totale sui suoi conti bancari e su ogni aspetto della sua vita. Robinson diceva alle donne che avrebbero viaggiato per il mondo e avrebbero navigato sul suo yacht. Faceva firmare a ciascuna delle donne che incontrava 4 pezzi di carta bianchi che avrebbe poi inviato alle loro famiglie, fingendosi loro, in modo che non sospettassero della loro scomparsa e che erano state effettivamente uccise.
Più tardi, nel 1999, Robinson truffò Suzette Trouten, di 28 anni, un'infermiera di Newport. L'aveva persuasa a lavorare come custode per il suo anziano padre, morto da ormai molti anni. La madre di Suzette, Caroline Trouten, ricevette email da sua figlia, ma capì che qualcosa non andava. Chiamò quindi la polizia. Durante le indagini, le autorità scoprirono due cani abbandonati nel parcheggio per roulotte dove Suzette viveva. Gli amici della ragazza dissero che non sarebbe mai andata da nessuna parte senza i suoi cani. Gli investigatori erano abbastanza sicuri che Robinson fosse coinvolto nella scomparsa di Suzette e iniziarono a osservare ogni sua mossa, compresi i viaggi nella sua fattoria di Sidiciac, nella contea di Linn, in Kansas. Dave Brown, un agente di polizia che indagò su Robinson, diede a Caroline, la madre di Suzette, un registratore. Durante una delle chiamate registrate, Robinson disse a Caroline che sua figlia era partita con qualcun altro per viaggiare per il mondo e non aveva accettato il lavoro che lui le aveva offerto. Più avanti, nella chiamata, Caroline chiese a Robinson se avrebbe dovuto avvisare qualcuno della scomparsa di sua figlia. Robinson disse: «Tesoro, non lo farei. Sai, davvero, non lo farei. Non mi preoccuperei troppo. Sono sicuro che quando raggiungeranno la loro meta, ci manderanno un biglietto, o ci chiameranno, o ci invieranno una mail o qualcosa del genere». La polizia continuò a sorvegliare l'uomo mentre adescava donne da tutto il mondo e le sistemava negli hotel. Nel giugno del 2000, Robinson venne arrestato con l'accusa di aggressione sessuale aggravata nei confronti di due donne che aveva incontrato su internet. Venne quindi ottenuto un mandato di perquisizione per setacciare la proprietà della contea di Linn. Le autorità entrarono con l'unità cinofila che identificò alcuni rifiuti fuori dalla roulotte di Robinson. Lì la polizia trovò alcuni barili. Non appena il sergente Roth fece rotolare fuori un barile, questo si ribaltò facendo fuoriuscire qualcosa di rosso. Era sangue. Una volta che la polizia guardò dentro, vide quella che credeva fosse Suzette Trouten. Il secondo barile rivelò chi pensavano fosse Isabella Levitska. Gli investigatori visitarono quindi l'armadietto di deposito di Robinson nel Missouri, dove trovarono tre barili. All'interno di ciascuno trovarono tre donne che non sapevano fossero scomparse: Beverly Bonner, una bibliotecaria, e una madre con la figlia, Sheila e Debbie Faith. Gli investigatori avrebbero poi scoperto che Sheila aveva 45 anni e sua figlia Debbie 15 e aveva una paralisi cerebrale che richiedeva l'uso di una sedia a rotelle. La polizia stava avendo a che fare con un vero e proprio mostro. Quando la polizia ottenne i mandati di perquisizione anche per la casa e l'ufficio di Robinson, trovarono diverse lettere in bianco con in basso la firma di Suzette Trouten. Nel suo armadietto trovarono una fotocopia di una ricevuta del Rodway Inn con sopra il nome di Lisa Stasi. Trovarono anche fotocopie di lettere che assomigliavano a quelle che aveva inviato le famiglie. A quel punto Robinson venne accusato dell'omicidio delle cinque donne trovate nella sua fattoria e nel suo armadietto. Nel luglio del 2000 gli investigatori lo collegarono anche alla scomparsa di Godfrey Clampett Stasi e di sua figlia Tiffany Stasi. Le autorità ebbero un'altra sorpresa quando vennero a conoscenza che la figlia di Lisa Stasi, presumibilmente assassinata, non solo era viva, ma viveva con una famiglia del Midwest. La coppia che adottò inconsapevolmente la piccola Tiffany era il fratello di Robinson, Donald Robinson, e sua moglie Helen. La polizia di Chicago andò a casa di Donald e parlò con lui. Tiffany, che ora si chiamava Heather Robinson, crebbe senza conoscere il suo tragico passato. La polizia disse che all'inizio non credevano che Donald non fosse a conoscenza di quello che fosse successo, ma lui e sua moglie avevano documenti di adozione legittimi. Heather sapeva di essere stata adottata, ma non sapeva nulla dei suoi genitori naturali. Gli investigatori ritennero infine che la famiglia adottiva non fosse realmente a conoscenza delle attività criminali e dichiararono di ritenere che il fratello di Robinson, Donald, fosse solo un'altra vittima. Robinson venne condannato per aver ucciso tre donne in un periodo di 15 anni. Dopo il processo del 2003, si dichiarò colpevole di altri 5 capi di omicidio e venne condannato all'ergastolo. John Edward Robinson è tuttora il prigioniero
numero 0045690, presso il carcere El Dorado Correctional Facility in Kansas.